Personalmente lavoro con la Cina dal 2000. Queste sono le rimanenze delle mascherine che sono qui già dal mese di aprile per diversi ordini non ricevuti per la mancata approvazione da parte dell'INAIL. Sono 110.000 mascherine, tutte FFP2. Il 18 marzo, con il decreto Cura Italia e quindi contestualmente anche all'insediamento della task force di Arcuri, l'INAIL è stato deputato alla validazione in deroga delle mascherine che non avevano il certificato CE. Ad esempio, questo modello di mascherina mi è stato dapprima non approvato dall'INAIL, successivamente mi è stato approvato a giugno, quando però il primo picco della pandemia era già passato. Queste qui, ad esempio, erano state listate nella lista dei fornitori affidabili dall'FDA, quindi strano che in America andassero bene e in In Italia Italia no. no. È stata una gestione del tutto confusionaria che ha ottenuto esattamente l'effetto opposto, che era quello invece di far reperire le mascherine. Alla fine ci sono stati importatori di serie A e di serie B. Ad esempio, la mascherina che indosso io adesso, che a me è stata approvata soltanto nel mese di giugno, il 27 aprile era stata già approvata al numero 88 A da un un importatore importatore campano. campano, Come vede, identica alla come sua. vede, lo vede anche in foto, Quindi esattamente a la lui mascherina che sì adesso. e a lei Sì, no. questa qui invece al numero 110, approvata l'8 maggio, ed è senza foto. Senza foto Senza addirittura, foto quindi addirittura. Ma approvata ce ne senza sono anche idea. altre, però questa è stata approvata nello stesso periodo in cui le mie sono state invece bocciate. Ed Certo. è non disponibile la Sono andati foto. sulla buona fiducia. E non lo so, alcuni addirittura c'è anche qualche caso strano, il produttore non pervenuto. Quali delle mascherine approvate dall'INAIL sono poi veicolate attraverso il sistema Invitalia del commissario Arcuri? Io non ho un'evidenza diretta, qualche dubbio, però basta vedere l'elenco soprattutto dei primi approvati e verificare poi in quale strutture queste mascherine sono state consegnate. Stesse mascherine, ad alcuni approvati, ad alcune no, quindi non si riesce a capire se è soltanto malagestione o addirittura ci sia anche malafede. Quanto avete perso in termini di Beh, guadagno? questo ad esempio è uno dei tre ricorsi presentati presso il TAR Lazio e solo in questo il mancato guadagno per ordini annullati supera i 5 5 milioni milioni di di euro, sì. euro.